Buongiorno a tutti e a tutte. Tanto consentitemi di farvi gli auguri di buon anno, sia pure con qualche giorno di ritardo. Ma il motivo della conferenza stampa è quello di tracciare un breve assunto del lavoro che ha fatto il Consiglio lo scorso anno. È stato un anno sicuramente impegnativo, che credo sia stato caratterizzato dalla prosecuzione nell'approvazione di importanti atti con caratteristiche riformatrice strutturale. Nel corso dell'anno sono svolte 63 riunioni del Consiglio, sono state approvate 27 leggi, discusse 21 mozioni, di cui 12 approvate 3 risoluzioni, 4 documenti e 11 ordini del giorno. Tra le leggi che mi piace ricordare c'è il riordino delle compagnie barracciate, che era richiesto da tempo dal settore, il riordino della rete ospedaliera che, pur avendo le caratteristiche di documento, ha avuto un percorso identico a quello di una legge ordinaria, quindi è stato seguito in commissione e devo dire che in questo caso il Consiglio ha mostrato una capacità di ascolto straordinaria, sentendo in numerosissime riunioni di commissione i territori e accogliendo gran parte delle richieste per strutturare una riforma della rete ospedaliera che avesse le caratteristiche di adattarsi a quelle che sono le esigenze del nostro territorio. E quindi un atto assolutamente importante che mancava nella riorganizzazione del sistema sanitario regionale. Ricordo l'approvazione della legge statutaria sulla doppia preferenza di genere, anche questa che non era scontata, è stata approvata praticamente all'unanimità dal Consiglio regionale ed è un provvedimento che consentirà verosimilmente la prossima legislatura di avere un maggior numero, consentirà sicuramente di avere un maggior numero di donne all'interno dei banchi consigliari. Rimane aperto il tema della riforma della legge elettorale, che può essere ancora migliorata. Io credo che ci siano ancora i tempi per intervenire sulla legge elettorale e renderla più aderente a quelle che sono le opinioni espresse con il voto dai cittadini. Ancora ricordo quella che è stata fatta passare, si è cercato di far passare come una leggina, e che in realtà è una legge di riordino importante in materia urbanistica ed edilizia, che semplifica i percorsi autorizzativi e che detta tutta quanta una serie di regole e norme, semplificando enormemente il quadro legislativo in una materia delicata come quella urbanistica ed edilizia. Ricordo ancora la legge 16 in materia di turismo, anche questa che si richiedeva da tempo, che ha visto l'unificazione di diverse proposte di legge in commissione con un testo unico che dà risposte chiare a un settore che è fondamentale per la nostra isola come quello del turismo. Ricordo anche degli interventi d'emergenza fatti come quelli del settore ovicaprino, perché anche questi testimoniano una capacità di ascolto, di interlocuzione diretta con chi vive situazioni di disagio e di difficoltà e il Consiglio ha saputo cogliere e dare risposta a queste necessità. Ancora la riforma del ente di gestione delle acque e consentitemi alla fine di ricordare anche l'approvazione della legge finanziaria 2018, perché di fatto la legge finanziaria è stata approvata nel corso dell'anno, pur con l'approvazione definitiva il 9 di gennaio di quest'anno, però di fatto per la prima volta, credo, nella storia del Consiglio regionale non si è ricorsi all'esercizio provvisorio e si è data certezza ai comuni, quindi ai cittadini, delle poste in bilancio che possono essere immediatamente iscritte ed utilizzate dai comuni. Sulle attività istituzionali, lasciatemi citare l'incontro con la Consulta Sardo Corsa che si è svolto il 4 di luglio a Santa Teresa di Gallura, un incontro che ha prodotto
prodotto un documento sul riconoscimento della condizione di insularità per la Sardegna e per la Corsica, in coerenza col quale io poi ho aderito alla raccolta di firme per il referendum costituzionale per il riconoscimento dell'incostituzione della condizione di insularità della nostra isola. Nel corso dell'anno si è provveduto ad eleggere finalmente il garante dell'infanzia, con un percorso un po' complesso che poi alla fine ha trovato però sintesi su una figura altamente capace e qualificata, che sta già svolgendo in pieno la propria attività lavorativa e la propria missione nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia. Ricordo che oltre all'attività consiliare ci sono state 47 sedute di programmazione dei lavori della conferenza dei capigruppo, con oltre 20 incontri aggiuntivi di ascolto, con accoglimento di delegazioni che venivano da situazioni dove erano vive delle vertenze in atto. L'ufficio di presidenza si è riunito 12 volte e le commissioni hanno fatto 225 incontri. Sull'attività invece di tipo culturale ed esterna di apertura del Consiglio, a cui tengo particolarmente, voglio ricordare nell'ottantesimo della morte di Antonio Gramsci abbiamo ospitato qui un convegno, abbiamo ospitato la conferenza stampa di presentazione dei viaggi della memoria, è stata celebrata la festa della liberazione a Bono con la presenza del partigiano Umberto Lorenzoni, abbiamo inaugurato prima a Cagliari, poi a Sassari, la mostra dei figurini di Mario Sironi, i figurini per la Lucrezia Borgia, che erano conservati qui, assolutamente inediti, non noti, facevano parte dell'archivio acquisiti qualche decennio fa archivio del Consiglio regionale, mostra che ha visto oltre 5.000 visitatori alla chiusura. Abbiamo ospitato un convegno sul dramma della Moby Prince in corrispondenza con l'anniversario di questa situazione, di questa dramma, in accordo con l'associazione 10 Aprile, che raccoglie i familiari delle vittime. Abbiamo fatto una serie di iniziative in concomitanza con Sadie Desa Sardigna sul tema del regionalismo e della finanza pubblica. In quell'occasione si è riunita anche la conferenza permanente dei presidenti di consigli regionali e delle speciali, che ha prodotto un documento, un linea di guida sulle prospettive di riforma del regionalismo, che è diventato un riferimento per i consigli regionali italiani. Ricordo ancora la seduta congiunta sulla violenza di genere col capo della polizia Franco Gabrielli, la presentazione a Roma degli Acta Curiarum, questo percorso di ricostruzione della nostra storia di quattro secoli di raccolta di atti dei parlamenti sardi, che è stata presentata nella prestigiosa sede della biblioteca del Senato, dando quindi una rilevanza nazionale, come merita, internazionale al percorso che il Consiglio sta portando avanti. Ricordo anche l'attivazione del portale storico con resiconti di tutte le sedute consiliari a partire dalla prima del 28 maggio del 49 ed infine la presentazione del report della Carità sulle povertà, che è stato fatto in consiglio. Sui dati sull'attività dell'ufficio stampa avete tutto in cartella, è stato un lavoro di cui ringrazio i componenti dell'ufficio stampa, a iniziare dalla responsabile per il lavoro svolto, che ha supportato in pieno le attività del consiglio. Io credo che sia stato un
un buon anno dell'attività del Consiglio, e che con i temi che sono stati introdotti nella finanziaria possiamo pensare ad un anno ancora migliore, questo che verrà.